Calmatevi, vi prego! L'incendio era piccolo ed è stato domato. Questa è l'ira di Allah! La gran parte dei libri è salva. Il pericolo è passato. Vecchio, chi ha appiccato l'incendio? Vecchio? Fasil Fahim è vecchio. Vecchio quanto la casa della sapienza che egli guida. Perdonatemi, maestro. È stata alla fretta. Serve aiuto? No, l'incendio è stato spento dalla squadra di soccorso del maestro d'acqua. Chi ha appiccato il fuoco? Canaglie, suppongo. Nemici del califfato, per l'esattezza. Quali libri sono stati dati alle fiamme? È troppo presto per dirlo. Forse il custode dei libri potrà dirmelo. Io sto cercando Ahmad ibn Musa. Ah, sì. Ha una bottega qui, ma non ci siamo parlati di recente. La pace sia con voi, maestro. Devo andare. Devo ancora trovare Ahmad ibn Musa. Ma dovrei anche parlare con il custode dei libri alla biblioteca. Salute a voi. Potrei chiedervi dove si trova lo studioso Ahmad ibn Musa? Ah, sì. Il più avventuroso dei Banu Musa. La sua bottega è qui alle mie spalle. Vi ringrazio molto. Basim! Ehi, nove dita! Sono qui! Nihal! Che cos'hai lì, razza di ladruncola? Un libro. Sono riuscita a salvarne uno dalle fiamme. Se ti pescano a rubare... mi mozzeranno un dito. Anzi, no. Tutta la mano. Non è divertente. Allora non ridere.
D'accordo, fai pure la spiritosa. Io ho altro da fare. Niente che ti riguardi. Oh, cose segrete degli occulti. Che cosa devi fare stavolta? Pugnalare? Uccidere? Pugnalare e uccidere? Quella è la tua specialità, Nihal. Anche se hai perso un dito, non significa che hai perso il tuo tocco. Strumenti e libri in quantità. Sembra la stanza di Ahmad. Ma lui dov'è? Ahmad firma ogni sua opera. L'autore è certamente lui. Strumenti di misurazione. Li aveva anche mio padre. Ma questi sono di Ahmad. Un altro libro di poesie di Arib. David lo apprezzerebbe. La lettera dice che sono libri per Ahmad. Credo che Ahmad lavori a qualcosa di nuovo. Ma cosa? Diagrammi, strumenti e altre stranezze. Questa è di certo la bottega di Ahmad. Ma lui dove sarà mai? Perdonatemi, posso aiutarvi? Sto cercando Ahmad ibn Musa. Mi sai dire dove posso trovarlo? Forse potrei aiutarvi. Seguitemi. È la vostra prima visita alla Casa della Sapienza? No, io e un'amica ci venivamo di soppiatto. Imparammo a leggere nella vostra biblioteca. Tutti i giovani dovrebbero seguire il vostro esempio? I custodi che ci inseguivano ogni giorno tra gli scaffali non la pensavano così. Facevano il loro lavoro. E cosa avete studiato nella Casa della Sapienza? Io amavo la poesia e le storie epiche. La mia amica preferiva dei pagani e arti oscure. Interessante. Avete seguito la vostra passione di gioventù dedicandovi allo studio? Quando il mondo è così grande? No. Ora mi definirei un uomo in missione. Cercate di seguirmi. Di cosa stavo parlando? Ah, bene. E la vostra amica, invece? No, no, lei è ancora in cerca di qualcosa. Ma cosa sia, non saprei proprio. Che peccato. Ci siamo quasi. Su, presto. Guardie, aiuto! Mi ha aggredito! Cosa? Tu! Ti annienti! Non cantare vittoria! Respiri ancora! Mi sento... Peggio per te! No! Ancora! Sei debole!
paghi così! Io che schiaccio! Per favore, non fatemi del male! Tu mi hai teso una trappola! Dovrai ucciderti qui e ora! Risparmiate Hamid! Allora dimmi, dov'è Ahmad ibn Musa? Vi prego, io non so dove si trova. Davvero, dovete credermi. Allora perché mi hai teso un tranello? Lui. Mi ha costretto lui. Lui chi è? Non è Ahmad, ovvio. Non conosco il suo nome. Indossa sempre una maschera. E cosa vuole da me, l'uomo mascherato? Mi ordina di tenere lontani tutti quanti dagli scavi della Casa della Sapienza. Oppure... Oppure cosa? La testa mi farà male. Come quelle degli altri. Vi prego, risparmiate il povero Hamid. Dove sono questi scavi? Nelle terre selvagge. Fuori dalla città. Ecco, vi disegnerò una mappa. La mappa